Palermo, 33 anni di Greenpeace in Italia, raccontati in un libro, I guerrieri dell'arcobaleno in Italia, una voce scomoda perché accende i riflettori su verità che molti non vogliono far vedere, una lotta per un mondo più pulito e per un futuro che continuando così sembra sempre più oscuro. L'intervista al direttore nazionale di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, realizzata dal nostro Eros Bonomo. Oggi la comunità scientifica è concorde nel dirci che il pianeta ha un problema globale con il clima e quindi è necessario intervenire in tutti i settori. Quindi la voce di Greenpeace, che su questi temi è presente appunto da 33 anni, può essere utile per capire che cosa è successo, che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Infatti Greenpeace si dice una voce scomoda, però le voci scomode di solito raccontano delle verità che altri non vogliono raccontare. Esatto, io voglio ricordare che oggi, già dal 2017, il governo precedente e questo governo attuale hanno deciso che il carbone deve, per esempio, essere eliminato dalla produzione di energia elettrica, e questo entro il 2025, ma dal 2006 Greenpeace ha occupato a ripetizione diversi impianti a carbone, quindi anche subendo processi. Io stesso sono stato, come direttore di Greenpeace, sono stato sottoposto a processo. Questo è un esempio di come qualche cosa che fino a ieri non veniva nemmeno considerata, oggi è diventata obiettivo di governi di diverso segno politico. Quindi se andiamo ancora indietro nel tempo, dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che fino al 93 lo scarico di scorie nucleari a bassa e media attività a mare era consentito, è stato proibito sotto la Convenzione di Londra dal 93, dopo quasi 20 anni di campagne di Greenpeace, come gruppi di cittadini e gli attivisti hanno consentito anche l'evoluzione della normativa. Questo oggi non basta più, è necessario fare un salto di qualità e passare, per così dire, dall'era del petrolio all'era del solare e dell'eolico e delle fonti rinnovabili. Abbiamo visto con Friday for Future che ci sono molti giovani che ritornano a combattere per degli ideali. Questa è una novità molto importante, molto positiva, grazie a Greta Thunberg. Ci sono anche altri movimenti che stanno nascendo come Extinction Rebellion, sono movimenti di disobbedienza civile non violenta, quindi un po' la linea di Greenpeace, quello di fare azioni creative rifiutando ogni forma di violenza. La percezione che questi giovani abbiano un futuro segnato negativamente dalla crisi del clima globale è una percezione che si va diffondendo e su cui la comunità scientifica, ripeto, è pressoché unanime. Questa richiesta che movimenti come Greenpeace o come Fridays for Future fanno, che cos'è in fondo? È l'organizzazione di una domanda sociale di cambiamento e di innovazione. Si può fare, le tecnologie ci sono, ma bisogna vincere la resistenza dei vecchi settori e dei vecchi interessi a mantenere il sistema attuale. Quindi è chiaro che chi ha investito molto nel carbone, nel petrolio e nel gas non vede con grande favore il fatto che la base produttiva debba spostarsi verso nuove tecnologie. Questo è il problema nel gran parte del mondo occidentale, in Italia e anche in altri paesi industrializzati, e questo è quello che i giovani e i Greenpeace con loro chiede, cioè di fare un salto di qualità e di andare e di finalmente entrare in un'era di tecnologie pulite, di energia pulita, per evitare il peggio.